Al Mazzolo di Sant'Arcangelo di nuovo a Filte esordisce dopo 28 anni tra le mura amiche in promozione, anche se Sant'Arcangelo risulta essere campo neutro in quanto l'impiantistica di Secchiano è soggetta a un work in progress che porterà alla composizione di un centro sportivo. L'avversario di turno si chiama Bellareggia Marina 1956, la banda dei ragazzi terribili allenati da Fusi fa paura e come. Le prime battute vedono il nuovo Filte protagonista, dal corner di Nadducci, Muratori arriva alla conclusione ma per Mignani è un gioco da ragazzi raccogliere la sfera. A 12° in Bellare la più over a fondo andrebbe anche i gol, ma la posizione di Zanotti è ritenuta oltre la linea di gioco. Offside e rete annullata. Ospiti che insidiano la porta di Battani con un colpo di testa sotto misura, fuori di un nulla. Sul versante opposto Muratori da calcio piazzato sfiora il montante alla sinistra di Mignani, ma al 21° i ragazzi terribili sbloccano la situazione. La combinazione si chiama Alvisi Paganelli con botta finale di Righini per l'1-0 ospite. Gran gol per il centrocampista abbracciato dai compagni. La reazione dei Nuova Fete è affidata solo Muratori, ma da calcio piazzato non riesce a incidere come vorrebbe. Incide come il proprio timbro Marchini quando, raccogliendo un cross dalla destra, solo Soletto sigla 2-0 mandando il Bellari in paradiso. Sicurezza e gestione del match a portata di mano. Calci piazzati che continuano ad essere protagonisti in questo match. Qui Zanni mette potenza ma non precisione, mentre dal corner Facondini raccoglie la sfera imitando il compagno. Pallone in curva. In Nuova Fete non demorde. Balducci porta a spasso palla e carichi di lavoro, non riuscendo a trovare l'equilibrio giusto. La sua mira in corsa è da dimenticare. Nella ripresa in Nuova Fete cerca di riaprire i giochi. Mazgur, tra i più attivi, impegna Mignani. Qui Radi pecca in fatto di valutazione con Marchini che conclude da distanza proibitiva. Battani ringrazia e quando Gori scende sulla destra a Mezzgur non sembra vero di ricevere al centro dell'area questo pallone che calcia alle stelle. Come del resto la punizione battuta dal Bellaria. Ma il Nuova Filte continua a crederci e qui sul lancio di Gori Mezzgur viene strattonato in area di rigore. Il nostro Giacomo Alpini beve il suo succhino e si perde l'attimo. Ed ecco che dagli 11 metri Mezzgur siga il primo gol in maglia giallo-blu, ammutolendo coloro che dalla tribuna lo bersagliavano con qualche critica ingiusta, che il ragazzo ovviamente non gradisse. Lo stesso attaccante crea questa palla gol con assist finale per il compagno che spedisce in bocca a Mignani. Dall'altra parte Bellavista indemoniato in area di rigore e mette al centro un pallone d'oro che fa gridare a gol, ma la difesa di Nuova Fete in qualche modo riesce a salvarsi. La reazione dei padroni di casa esiste ed è concreta, ma la stanchezza cresce negli uomini di Mugellesi che arrivano alla conclusione scarichi, come in questo caso con Arducci nel secondo tentativo con Di Filippo. Il Bellaria, che appare più scaltro per quanto riguarda la categoria, fa lo scherzetto anche al veterano Radi che nel tentativo di appoggiare all'indietro un innocuo pallone serve involontariamente a Bellavista l'assist del 3-1 che chiude definitivamente i giochi con tanto di esultanza finale per la felicità di Bellareggia Marina, ovviamente, che ottiene il primo successo in stagione. Mentre a chiudere i battenti ci pensa Radi da calcio piazzato, non inquadrando lo specchio della porta. Il Nuova Filte ha margini di miglioramento, deve imparare ad osare e buttarsi nella nuova categoria con più coraggio, mentre il Bellareggia Marina 1956 può stupire con giovani che si conoscono e possono, attraverso l'entusiasmo mostrato soprattutto in questo pomeriggio, divertirsi giocando semplicemente a pallone.